Beh, questa è un'area importante che ha straordinarie potenzialità. Si sta puntando sulle 3A che sono oggetto appunto di questo convegno, che sono le attività produttive, l'ambiente, l'agricoltura, che sono tra l'altro degli asset strategici. Non lo dice chi vi parla, lo dice l'Unione Europea, lo dice e lo sottolinea il PNRR, lo dice anche il nuovo ciclo di programmazione europea 2021-2027. Sono asset strategici intorno ai quali si sta provando a costruire uno sviluppo sociale e economico dell'intero territorio. Questa zona ha un unicum rispetto ad altre, penso ai due parchi, il Parco del Pollino, il Parco Nazionale della Val d'Aquila Negrese, che è un unicum. Bene, bisogna fare in modo che questi parchi diventino strumento per una crescita economica, che siano insomma occasione di sviluppo e di occupazione, tanto diretta quanto indotta. Tocca alla politica mettere in campo delle proposte naturalmente politiche che possano in qualche maniera fare di questi asset strategici le leve di sviluppo dell'intero territorio. Ma potrei anche parlare di una serie di progetti che interessano la difesa del suolo, penso a Senise, qui a due passi, che nell'86 fu colpito, come lei sa, da una frana che costò la morte ad alcuni cittadini. Beh, col PNRR, mettendo in piedi delle ipotesi progettuali degne di questo nome, si può mettere a valore la ricerca e gli studi dell'Università della Basilicata, mettendo a disposizione delle amministrazioni locali dei validi strumenti, dei progetti che possano per davvero mettere in sicurezza il territorio. Potrei parlare ancora della possibilità per quest'area di attrarre investimenti. Questa è una delle poche aree della Basilicata che è attraversata, quantomeno lambita, da un'infrastruttura importante che lega questo territorio al resto del Mezzogiorno d'Italia. E lei sa benissimo che la presenza di infrastrutture è certamente foriera di attrazione di investimenti. Però bisogna valorizzare questo aspetto e fare in modo di mettere anche qui a valore una precondizione di sviluppo, che è un tessuto sociale sano, che attraverso la presenza di infrastrutture degne di questo nome possano per davvero farsi da attrarre investimenti importanti. Se non si attraggono investimenti, se non si mettono in piedi attività produttive degne di questo nome, diventa difficile trattenere sul territorio i giovani che altrimenti vanno via alla ricerca di nuove chance di lavoro e di nuove opportunità. Ecco, in tutto ciò si raccoglie la sfida che Fratelli d'Italia vuole cogliere e di cui vuole farsi interprete, nella speranza di poter dare finalmente risposte concrete ad una realtà, questa del sud della Basilicata, che come ho detto prima ha straordinarie potenzialità ancora inespresse.